Benvenuti a tutti. Oggi è martedì, 20 dicembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Pesci. Lunghi viaggi, almeno nell'immaginario. Vissuti nella realtà o solo con la fantasia, i viaggi sono la vostra via di fuga, perciò accettate con slancio un invito a frequentare un corso di aggiornamento o una proposta di trasferimento temporaneo con partenza la prossima primavera. Gli amici si rassegneranno a non vedervi per un po', la famiglia. La sentirete al telefono mattino e sera. L'inflazione ai massimi storici e l'aumento del costo del denaro vi mettono in apprensione, tuttavia in prospettiva un affare promette bene. Ma prima di lanciarvi in un gioco pericoloso consultatevi con un esperto. Nonostante tutto, complice la luna d'acqua in trigono al vostro segno, l'estero continua a portarvi fortuna, ideona anche azzardare una giocata a una lotteria internazionale. Una donna bruna, la fidanzata, la moglie, una collega ben disposta nei nostri confronti. Una crisi in amore, in questo momento, può essere rimediata facilmente e con successo. C'è una certa benevolenza intorno a voi, cercate di approfittarne, non lasciate comunque nulla al intentato. Può essere anche una parente o un'amica della persona amata. Non lasciatevi prendere la mano dalla gelosia, in giornata avrete dimostrazione pratica che non avete grossi motivi per essere gelosi. Fate tesoro delle esperienze passate e guardate al futuro con fare fiducioso. Riflettete su quanto state facendo in campo sentimentale, Mercurio e Saturno vi invitano alla riflessione. A scoprire i vostri punti deboli per cui, a tratti, siete succubi di chi amate. Un vero colpo di fortuna interesserà i nati di mercoledì in un orario compreso tra le 13.30 e le 15.30, per tutti gli altri la giornata sarà piacevole senza particolari colpi di scena ma non mancherà qualche gradita sorpresa. Potete stare tranquilli, il vostro partner non vi tradisce. È solo stanco e stressato. Dovreste prenderlo diversamente se volete ripristinare l'antico rapporto. Poco moto e cibi pesanti potrebbero con il tempo farvi pagare un prezzo importante, che ne dite di iniziare una sana dieta e soprattutto escludere alcuni cibi che vi fanno sicuramente male? Riservate delle premure alla persona amata. Non trascuratela e fatela sentire parte di voi stessi e delle vostre giornate. Non ve ne pentirete. Scommettete su voi stessi e non contate oggi sull'aiuto degli altri. Ricordate che voi solo conoscete le qualità che avete e siete i migliori giudici di voi stessi. Non vi ostinate a cercare qualcuno in questo periodo, rovinereste solo ulteriormente la situazione. Piuttosto uscite di più e cercate di distrarvi di più. Programma un viaggio. Novità da lontano. Intesa speciale con Sagittario. Organizzatevi meglio, siate soprattutto concrete e realiste. Le situazioni intorno a voi muteranno improvvisamente direzione e voi potreste perdere qualche progetto. I vostri sentimenti a proposito di una persona oggi, potrebbero rivelarsi contrastanti e potreste non avere la lucidità adatta per affrontarla in un discorso che riguardi proprio l'amore o qualsiasi altro sentimento. Inutile fare finta che una certa persona non vi interessi, rischiate di essere i soli a rimetterci, alla fine. La maggioranza dei pianeti è disposta a vostro favore. Solo Marte e il Sole vi possono rendere a momenti le armi spuntate, ma, in compenso Plutone, Nettuno, Saturno, Mercurio, Luna e Giove sono tutti dalla vostra parte e promettono alla vita emotiva e familiare di non subire nessun attacco esterno. La tua situazione astrologica è intensa, avrai giorni in cui davvero dovrai programmare bene le ore per le tante cose che hai da fare. Potresti programmare un particolare momento accanto alla persona che ami. Avevo più volte parlato di un periodo di recupero, di un momento in cui sarebbe stato opportuno fare una sorta di analisi della propria vita per cercare di tagliare i rami secchi e iniziare ad affrontare un futuro migliore. Potete mettere in conto qualche miglioramento in questa giornata, specialmente dal punto di vista professionale. Una notizia che stavate aspettando finalmente arriverà e vi porterà gioia e soddisfazione. Ora tocca fare un passo in più. Se non avrete paura di affrontare una nuova sfida, nulla vi potrà fermare e nulla vi porterà più soddisfazione di questo.
Dunque siate propositivi e buttatevi in mezzo alla mischia anche se non vi sentite a vostro agio. Luna acquatica, buona amica del vostro astro guida Nettuno e di Giove che l'accompagna per l'ultimo giorno. Ve lo siete goduti per buona parte della primavera e ancora in autunno, ma ora vi tocca salutarlo, domani uscirà definitivamente dal vostro segno e per 12 anni non lo rivedrete più. Pazienza, se vi ha portato fortuna, ottimismo, serenità, begli incontri, non si ripiglierà i suoi doni, li lascerà affinché ne possiate godere a lungo. Nel frattempo arriveranno altre stelle a altri input, il cielo, si sa, è una sorpresa continua, basta saperla apprezzare e interpretare. Amore ed Eros. Progetti di viaggio con l'amato bene, tra poco più di una settimana sarete lontani, valigia alla mano e cuore aperto al nuovo. E se l'amore non c'è? Poco male, partirete con gli amici e se con uno di loro in particolare scatta qualcosa. Vorrà dire che tornerete in coppia. Cari pesci, giornata positiva in amore. Cercate di dare maggiore spazio ai sentimenti, ne avete bisogno. Le stelle vi danno grande sfascino e questa potrebbe essere la vostra occasione. Rimboccatevi le maniche e vedrete che tutto andrà per il verso giusto. Rimanere con i piedi ben piantati a terra vi aiuterà a uscire da una situazione incresciosa. Eviterete spiacevoli inconvenienti e, soprattutto, non vi farà perdere di vista il focus del vostro rapporto. La sincerità. Dedicandoci oggi al sentimento di amicizia, vediamo quali sono i segni che si legano meglio con il vostro. Con i quattro segni maschili Capricorno, Leone, Scorpione e Ariete, trovate spunti e elementi di unione, proprio perché questi segni introducono il decisionismo e la forza di volontà, la grinta aggressiva e lo slancio, in un temperamento pacato e diremmo fluttuante come il vostro. Molto buoni anche legami con i segni molto affini, femminili, come il vostro, Toro, Cancro, Bilancia. Con l'Acquario si possono condividere gioco e avventura con una visione della vita in comune, che fa di questa amicizia un rapporto unico. Lavoro e denaro? Appena approdati in azienda subito al telefono o al computer per prendere contatti con l'estero, in vista di trattative impellenti. In pista nuovi viaggi. Nuovi incontri, nuovi ideali, scoperte illuminanti che allargheranno la vostra visuale sul mondo, rilassatevi. Serata perfetta per praticare yoga o meditazione, ok anche all'ascolto di buona musica o se preferite un romanzo sentimentale, identificarsi col protagonista per voi sarà fin troppo facile. Il tuo atteggiamento all'inizio della giornata determinerà come gli altri ti trattano durante il resto della giornata. Non dare agli altri un motivo per non piacere o non rispettarti. Ti meriti di essere trattato come il migliore perché sei il migliore. Un'appassionante fiction TV può stimolare il vostro gusto per l'azione e l'avventura. Sì, perché anche il vostro segno quando vuole si può far affascinare da questo genere. Si tratta della serie Sky originale Cobra Kid Erwar. Si racconta di una città